Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Hollow Knight e finalmente stiamo esplorando Nido Oscuro, una delle prime aree che ho trovato e che alla fine per colpa di Cornifer sto esplorando per ultima, perché mi ha detto guarda che qui ci sono cose brutte, io sono andata via fortissimo. E quindi adesso ci appresteremo a vedere cosa c'è qua dentro, dell'orripilanza, cioè cosa vuoi che ci sia, tutto nero, tutto buio, ma noi sappiamo che buio è buono, quindi magari c'è della bellezza, non lo so, vediamo, andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Eccoci qua. Non ci sono sti vermi orribili. Come li uccido sti vermi? Si possono uccidere? No. No. Dovrò trovarli da qualche parte, come ho fatto per gli altri cosi pieni di denti incredibili, chi lo sa. Ehi ehi, che cos'è? Che cos'è? Ok. Quanti ne devo uccidere? 34, ma va bene, ma un po' meno no, porca miseria. 34. Tanto io ho sto potere incredibile, quindi non me ne frega più un tubo, io posso passare in mezzo agli altri. Cos'è quello schifo lì? Oh no, sputacchini, sputacchini, no. Quanti devo uccidere? 800, no, sono 19, dai. Mi è andata anche bene. Ah, ok. Però non credo di poterlo dashare tutto quel robo lì, eh. Un pezzettino magari sì, ma tutto quanto non credo proprio. E mi farà un sacco di danno, sicuro. Almeno due danni me li fa. Però lì c'è qualcosa, aspetta. Ho sbagliato. No, ne fa uno, ok. Aspetta, lo faccio passare ancora perché sono curiosa come la morte. Fermi tutti. No, ok. Pensavo di poter entrare tipo nella sua tana, nel suo buchetto di vita, non lo so, chiamatelo come vi pare. Buchetto di vita forse però non è bello come nome. Ok. Tanto ne devo uccidere solo 34 di quegli aggeggi lì, che vuoi che sia. Ci dovrò perdere la mia vita qua dentro per ucciderli tutti. Dovrò stare molto attenti al pavimento perché vedo già che è un pavimento maledetto questo. Che rumore era, oh! Tutti ci sono dei rumorini. Oh no! Oh no, questa è una ragnatela? Cos'è sta roba qui? Potrebbe? Oh no! Cioè io adoro i ragni, non fraintendetemi, però... da debita distanza. Eh sì, sono ragnatele, queste sono ragnatele, sicuro! Oh no! Va bene. Vi prego, disegnatelo figo. Se è figo, lo accetto anche se è grosso, brutto e spaventoso. Basta che sia figo. Quanti... scusami, da dove sono usciti tutti? Ah, ok, c'è il regen infinito qua. Beh, allora sto qua ne uccido un po', dai. 22, dai, ne ho ucciso una decina. Che cosa sono quelle schifezzine lì? Scusa, che sono passate, le ho viste? Ci sono delle schifezzine nere, mi sembra... mi sembra di vedere degli insetti sullo schermo, dai che palle. Ma perché? Ah, siamo ancora nella mappa, ok, sotto c'erano due vie che, vabbè, le abbiamo evitate. Ce ne faremo una ragione. Ok. Insetti orribili. Ecco, una cosa che invece non sopporto sono i mille piedi. I mille piedi mi fanno proprio schifo. Sono proprio creature orribili, con tutti quei piedini incredibili che sgambettano loro. Dove sgambettate, maledetti? Ma questo com'è rilassato lui? C'è della morte qui. Ah! Ok. C'è della luce lì! Aspetta! Ah no, peccato. Speravo fosse della luce bella, invece è solo luce... che fa luce, non è un pezzo di maschera, non è niente di interessante. Oh mio Dio, ok. Cosa?
ce n'era un altro, per favore? Era molto curiosa la posa che aveva preso. Cioè, sembrava volesse raggiungermi a tutti i costi. Ma non potessi per qualche motivo. Forse non sanno saltare loro. Povere creature. In difese. Siamo tornati indietro, vero? Sì, quelli me ne ero accorta che erano ragnetti quelli. Però mi sembravano molto simili a crude fauci. Non mi aspettavo di vedere ragnatele. Queste sono ragnatele, porca mi, ci sono ragnatele in giro, che palle. C'è qualche creatura orribile sicuro, guarda. Ma sicuro al 100%. Beh, pensavo ci volesse molto di più ad uccidere 34 di quei cosi. In realtà li ho già quasi uccisi, senza neanche impegnarmi troppo. Li ho uccisi e basta. Ne spawnano un sacco. Ecco, questo mi è spawnato sotto i piedi, però. Ah, 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 wow, lì si cade, non si sale. Oh! Non so neanche se dirvi che è una cosa carina o meno. Perché ora so che la luce non è bene. Tra l'altro stiamo emanando oscurità. Noi no, non stiamo emanando oscurità. So solo se ci colpiscono, cosa che abbiamo sempre fatto. Ma allora, creature, no, volevo ucciderle. Quante me ne mancano? 5, no, torno ad ucciderle, fermi tutti. Ok, fatto. Siamo tornati. Wow. Ok, e l'ho anche visto il buco, mi sono spaventata lo stesso, ma l'ho anche visto il buco. Dicevo, siamo tornati nelle caverne fungine. Sentite la musica. C'è un leggerissimo violino inquietante sotto. Ma leggero leggero. Posso avere una sedia? Dove sono? Dove cavolo mi trovo? Dovrei sapere io dove cavolo mi trovo, vero? Com'è che non ho mai trovato questo ingresso? Sì, sì, so dove sono. Sono dove... Qui ci ho perso la vita. Dov'è, aspetta, per arrivare lì in fondo. Sì, sì, mi ricordo molto bene dove sono e non c'era assolutamente niente lì in fondo. Non lo so, vabbè. Magari da fuori non si vedeva, che ne so. E qua dove cavolo siamo? Oh no! Ah, area nuova? Questa è l'infezione però... Ah, aspetta un attimo! Questi sono i giardini della regina, sicuro! Un corpo di muschio vagabondo sopraffatto dall'infezione. Muschio vagabondo. Cos'è? Sembra molto allegro e pacciochino, dai! Luce? Eh beh, certo. Ardente brillante. Dai, dimmi che sono i giardini della regina che mi ha risolto. Brillante. Luce. Giardini. Regina. No? Tristezza. In me. Esamina, aspetta. Il corpo di muschio vagabondo. Ah, ok, no, è la stessa cosa. Quindi qui c'era solo il muschio vagabondo? No, dai. Non dirmi così, Hollow. Lo so che non è colpa tua, ma che cacchio. Muschio vagabondo. Cosa cacchio mi sfugge a me? Qualcosa palesemente qua mi sfugge. Ma palesemente proprio. Perché io non ho la mappa, quindi vuol dire che quella è un'area nuova. No, lì siamo stati. Oddio, mi sono perso. Quindi io ho finito qua sopra. L'ho esplorata tutta quest'area. Io non lo so. Io non ho assolutamente idea. Prego, prego. Forse sì, forse no. Che ne so, me ne vado. Quando troverò una sedia lo saprò. Ora vado verso il basso. Ok, siamo scesi. Siamo scesi nell'area nuova. Tra virgolette nuova. Oh mio Dio, no. No. Io odio gettarmi se non so cosa c'è sotto, però. Sto andando in giro spammando colpi non perché mi diverta farlo, ma perché questa zona mi puzza molto di aria segreta e ho paura di perdermi dei muretti rompibili, quindi magari andando in giro e lanciando l'aculeo a destra manca colpisco per sbaglio qualcosa.
queste viuzzole così strette e claustrofobiche. No, corro più veloce. Cacchio, aspetta. Io non lo so. Cosa? Questa volta è vero! Non è finto, è vero! Oh no! Ma giusto, io ci posso passare in mezzo. Il mio cervello è stato per un secondo distrutto. Non riuscivo più a connettere, scusatemi, stavo aspettando io. Aspetta, aspetta, io devo tornare là. Dalla parte sotto però. No, no. Dov'è che era quel coso? Dov'era? No, ho sbagliato tutto nella mia vita. Tutto sbagliato nella mia vita. Sono finita nei sentieri dimenticati. No, dai. No, dai. No, cosa c'è sotto? No, 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 no. Ah, ok. Pensavo di essere finita nelle terme dei sentieri dimenticati. Sarei molto arrabbiata. Lo so, ma io no. Ma dai, che cacchio. Io avevo visto una cosa. Dai, che palle. Allora, io avevo visto una cosa. Ah. Non me ne frega niente se c'è il viaggio rapido. Quindi era uscita dal nido scuro. Quello non era più nido scuro, va bene. Sì, ma... va bene, ma guarda, ma guardate, guarda, c'è dell'arrabbiatura in me. Guarda, ma guarda, mi devi far passare e basta, non mi interessa. Fai quel che vuoi, ma io passo. Mi devo tornare su, va bene. Questi insetti che mi sembrano sullo schermo, allora, ne vogliamo parlare? Io devo salire di nuovo, no, devo tornare là, subito pure. Ma non ci, no, non ci vado per di qua, io devo verso l'alto, su. Su e ancora su. Come si sale? Ah, cacchio, non ho notato. C'è una musica incredibile perché... ah, ho capito, ok, ecco perché andava più piano degli altri. Capisco, capisco. Io boh. Datemi un'arma, fatemi sparare. O che ne so, datemi una spada e fatemi spadeggiare. Ma non fatemi fare del platforming, perché io non so fare. Questi poteri e non sono in grado di superare una sezione di platforming. Incredibile. Mi sono pure fatta colpire per la fretta di tornare qui. Pensa un po'. C'ho voglia di tornare a ricaricare pure le anime. Fa niente. Se ce la faccio bene, se non ce la faccio muoio. E fuck it. Basta. Creaturo, rinunciaci, ok? Incredibile, l'ho superato, è incredibile! No, 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 cosa vorreste che io faccia, scusa? Devo andare su verso l'alto, siamo pazzi. Quindi c'è una sedia, non lo so. Nella vita, ok, grazie, ma no. Cioè, sulla faccia, forse? Ok. Madonna, ma siamo tutti pazzi qua. Via, via. Morici. No, non so se essere contenta o meno. Non sono molto contenta, sinceramente. Avrei preferito... piuttosto un pezzo di maschera, perché, cioè, per me è stato difficilissimo, ragazzi, non avete idea. E voi volete mandarmi a fare il Path of Pain, ma voi siete tutti pazzi. Se volete vedermi sclerare fortissimo, allora sì, ci vado a farlo, ma voi siete tutti pazzi. Piuttosto qui avrò finito di esplorare, che ne so io. Sì, dall'altra parte c'era chiuso. Quindi qui c'era solo quello, sì, no, ci sono due vie, una sotto e una di là. Ok, proviamo ad andare a vedere se riesco a beccare quella di sotto. E che cazzo. Mi piace perché in tutto sto luogo non c'è una sediola. O se c'è, non l'ho trovata.
esamino il corpo senza vita di un garopode. Yes! Yes! Mi piace sta cosa che trovi in giro le cose, appunto, senza vita. Bella. Che probabilmente non si pronuncia nemmeno garopode, però è garopode, ma fa niente uguale. Se ne frega. Qui mi manca qualcosa per disattivare sti aggeggi. Ci deve essere... Forse mi manca ancora un oggetto. E qui ci sono le terme. Sì, ok, ma non mi interessa delle terme, sinceramente, al momento. Ah, ok, non mi interessa neanche di questo, perché non ho il biglietto. Ok, quindi ho esplorato tutte e due le parti. Posso tornarmene indietro. Ok, antico bacino. Ok. Ok, 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 ok. Carica. E via. Guarda queste ragnatele incredibili, mamma mia. Che cacchio, ho sbagliato. Ok. Abbiamo già trovato una via. Oh no. Billy. No, no. Billy. Dove sei? Ehi. Allora, mi avete detto di fare questo. Ah, questo dice casa. Questo dice casa. Mi avete detto di fare questo per sapere se è vero o falso. Quindi ora sapremo. Che questo è vero? Perché questo ha detto casa? Probabilmente se diceva qualcosa del tipo cervelli, era cattivo. Probabilmente. Chissà perché non ci ho mai pensato io di colpirli, i pilli. Con l'aculeo. Sono molto inquietata da questa cosa, perché fa molto Herobrine. O Herobrine, o chiamatelo come vi pare. Potrò raggiungerlo questo. Chissà se mi attacca o mi parla. Probabilmente mi attacca. Hello? Sparito? Non c'è più? No, questa cosa non fa Herobrine, fa molto più che Herobrine. Scusami? Ma se n'è andato via via, era qui. Quindi non potevo raggiungere neanche quello là, probabilmente. Oh my god. OMG. He's watching us. Ci sta seguendo, ci sta guardando, ci scruta da distante. Il mio viso. Il tuo viso. Ok. E lui non c'è più. Non correre. Ma tutti sti creaturi morti stavano inseguendo il me cattivo, che palesemente sarà cattivo. Cattivissimo. E sarà pure fortissimo, perché avrà tutti i nostri poteri, però più forti. Via. Io lo seguo, probabilmente mi sta portando in trappola. Io ve lo dico, che probabilmente non è una buona idea, però fa niente, io lo seguo. Prima però esploro. Aspetta, posso magari colpirli? Diletto. Diletto. Ritorna.
Ritorna col diletto, no? Non c'entra nulla. Come? E certo, ritorna diletto come? Eh no, vedi che io sono stupida, lo sapevo che non dovevo seguire il nanetto maledetto, ma no, dopo quello che ho trovato nell'abisso ho detto vuoi vedere che questo è l'NPC che sa tutto di tutto su tutto? E invece è colui che la mette nel sedere a tutti probabilmente, io come tutti ci sono cascata con cognizione di causa perché lo sapevo, però l'ho seguito lo stesso, vedi, forse è peggio. No, no, c'è un piccolo ollo morto là dietro e molte cose incapsulate. Latemi bozzole. Dov'è finito? Ehi! Ah, non posso... Ah, non avevo ancora... Ok, il potere per passargli in mezzo. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Che cacchio? No, però, scusami, Sto schifo? No, sto schifo no. Ok, con calma. Messi, con calma, resetta e cerca di capire che fa sto coso. Sì, vabbè, scusami. Ok. Meno male che resta pochissimo. Che ci passo proprio in mezzo? Forse perché è grosso? Non ho abbastanza... Ok. Non ho abbastanza invulnerabilità per passare sopra. Sto maledetto. Cacchio, sopra di me. Dov'è? Prego. Io non so come colpirlo. Forse questo è il modo migliore. Vabbè. No, non si combatte così, va bene. Allora, ero un po' persa verso la fine perché il mio cervello stava cercando di capire cos'era appena successo mentre cercava di capire come combattere Stangeggio, quindi mi sono un po' persa, però ok. Un Hollow Ragno ci ha portato in trappola, va bene, ok. Cioè, mi aspettavo di doverlo combattere, ma non così. Così mai. Cioè, credevo di dover combattere lui, pensavo che fosse una versione di me cattiva, non una versione di me fasulla. Va bene, dai. Il video di oggi termina qui e la cosa che mi ha fregato più di tutti è stato il fatto che io sono stata nell'abisso prima. Cioè, avendo scoperto che tra virgolette Hollow è stato prodotto in serie, ho sperato che quello fosse un altro me che in qualche modo si era salvato e ho pensato addirittura che magari in base a lui avrei potuto capire qual era la via da seguire, perché se lui era diventato cattivo, che ne so, seguendo la via della luce, quindi facendo attacchi tra virgolette bianchi di luce, io avrei capito che l'oscurità era il bene, avrei dovuto seguire quella. Seguite il mio ragionamento, no? Io l'ho seguito per cercare di capire che diavolo era, ma mai più mi aspettavo che ne sarebbe uscito un ragno gigante della morte che mi avrebbe ucciso. Mai, mai. Ma fa niente, batteremo anche Stangeggio di morte e speriamo di capire che diavolo è. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.